sembra essere partita. Allora, ritorniamo alla caratteristica meccanica della macchina sincrona che abbiamo ricavato la lezione scorsa. Allora, limitiamoci ovviamente alla regione di funzionamento da motore. Quindi abbiamo visto che se qui riporto la coppia, qui la velocità, e dall'altra parte abbiamo sempre lo scorrimento, perché per quella che interessa è la caratteristica coppia velocità, anche coppia scorrimento è la stessa cosa, però è più significativo riportare come asse quello della velocità. La coppia si annulla quando la velocità è uguale alla velocità di sincronismo, che corrisponde al valore 0 dello scorrimento. A valore 0 di velocità corrisponde al valore unitario dello scorrimento, e ha una caratteristica di questo tipo, con un valore massimo assunto in corrispondenza di un valore di scorrimento. Valore massimo, per esempio, abbiamo il K, il primo K. Scorrimento che dipende dai parametri di macchina e che è uguale a R'R diviso la radice quadrata di R con S al quadrato più X sigma T al quadrato, dove vi ricordo X sigma T è riduttanza di espressione totale, quindi X sigma T è uguale a omega che moltiplica L sigma S più L' sigma R. Il valore della coppia di rovesciamento, questo T primo K, è 3P su omega, se la macchina è trifase, V quadro, controllato se non sbaglio, omega inverso 2 di radice quadrata di R con S più la radice quadrata di R con S al quadrato più X sigma T al quadrato. Sì, dovrebbe essere questo. Accanto a questa caratteristica abbiamo poi quella che ci riporta l'andamento della corrente assorbita in funzione della velocità, o ciò che è lo stesso in funzione dello scorrimento. Quindi qui abbiamo sempre omega su pi, velocità di sincronismo, che corrisponde a valore 0 dello scorrimento, qua valore 1 dello scorrimento, valore 0 di velocità. E noi abbiamo visto che la corrente è una funzione crescente, la I'R, dello scorrimento. La I con S ha un andamento simile, con la differenza che in corrispondenza di uno scorrimento pari a zero, quindi ramo robotico aperto, comunque c'è una corrente assorbita, che è la corrente necessaria per creare il campo magnetico rotante e per sostenere le perdite. Vi ricordo che il circuito equivalente qui siamo arrivati della macchina senza la semplificazione del cappio a monte è un circuito di questo tipo. Qui ho R'R diviso S, qui ho la mia L' sigma R, qui la L sigma S, qui la R con S, qui c'è applicata il fasore della tensione statorica, qui abbiamo i fasori della corrente statorica e della corrente rotorica riportata allo statore. Qui c'è la L con M, qui c'è la R con M rappresentativa delle perdite del ferro, e capite bene, anche dal circuito si vede, ma è anche, diciamo, fisicamente, no? Quando lo scorrimento è nullo non ci sono forze elettromagnetiche indotte sul rotore, non ci sono correnti, la coppia è uguale a zero, però comunque nello statore circolano le correnti che servono per sostenere il campo magnetico rotante. Il circuito ce lo conferma, perché quando lo scorrimento è uguale a zero, questa impedenza è infinita, questo ramo è aperto, in ogni caso c'è una circolazione di corrente che è quella che sostiene il campo magnetico rotante che ha portato in rotazione il rotore alla velocità di sincronismo. Perché sono importanti queste caratteristiche? Adesso diamo qualche flash di un argomento che poi sarà approfondito nel corso di azionamento elettrico, però è bene che lo sappiate. Cioè, a me alla fine di tutto interessa muovere un carico, muovere per esempio una pompa, muovere un compressore, far andare un ascensore, un impianto di sollevamento, un nastro trasportatore. Cioè, il mio motore è comunque sempre, quindi qualunque esso sia il motore, è accoppiato in maniera più o meno diretta. Qui per esempio lo rappresentiamo con un giunto flangiato a un carico, ma potrebbe essere interposto un induttore.
diciamo, meccanico, esiste fatto con degli ingranaggi, con delle ruote dentate oppure con delle cinghie. In ogni caso c'è un accoppiamento motore carico, d'accordo? Accoppiamento motore carico, quindi per sapere a quale velocità di rotazione si porta la linea d'albero, io devo applicare l'equazione di la seconda equazione cardinale della dinamica, il principio di D'Alembert, che consiste nel dire che la differenza tra la coppia applicata motrice e la coppia resistente è uguale a J per la J momento di inerzia, momento di inerzia di tutta la linea d'asse, è per la derivata rispetto al tempo della velocità angolare dell'albero, d'accordo? Ora, noi abbiamo, adesso ci siamo ricavati la, la funzione T di omega R, che è questa qui sostanzialmente, la coppia motrice di funzione di omega R. Analogamente avremo una funzione T con L di omega R, che dipende naturalmente dal carico. Qui diciamo si possono raggruppare in, in famiglie, per esempio se noi consideriamo un ascensore sostanzialmente come lavora? Abbiamo il motore, poi ci abbiamo diciamo, una puleggia qui, poi abbiamo la cabina, vabbè in genere poi dall'altro lato si mette un contrappeso, CP. Questa è la cabina con le persone dentro e quant'altro. E a questo punto se questo è R è il raggio della mia puleggia, il... diciamo la coppia che il motore deve sviluppare, immaginiamo per esempio che il contrappeso per un attimo non ci sia, d'accordo? Quindi quando sviluppa coppia il mio motore, quando va in salita, qui ho un tiro T che adesso diciamo non si riesce a differenziare dalla coppia, ho una forza F qui che è uguale chiaramente alla massa della cabina più la massa delle persone all'interno moltiplicata l'accelerazione di gravità. E quindi rispetto all'asse del motore, perché ho la mia puleggia, quindi con un raggio R, qui ho questa forza F diretta verso il basso, ho un momento resistente T con L che è uguale a F moltiplicato R, e quindi sarà uguale massa cabina più massa persone moltiplicato G moltiplicato R, d'asse della puleggia. In questo caso vedete è costante, indipendente dalla velocità, quindi ho una T con L che al variare della velocità è una funzione costante da una parte. Chiaramente quando scende la T con L è addirittura negativa, mi trovate? Perché diciamo tira verso il basso, quindi viene da quest'altra parte. Se prendete invece per esempio un compressore o un ventilatore, l'andamento della coppia resistente per un compressore o un ventilatore in funzione della velocità è di tipo quadratico, cioè ho una sorta di parabola, quindi è K per omega R al quadrato. Se prendete un questo è un impianto di sollevamento, ma la stessa cosa vale nel caso per esempio di un nastro di spazzatura, altra applicazione industriale tipica, nastro di spazzatura, voi qui mettete il motore che fa girare questo nastro, il nastro viaggia un po' di viaggiano dei contenitori con del materiale all'interno, magari ci potrebbe essere una brinda da qualche parte che riempie questi contenitori. Anche qui la coppia resistente non è dipendente dalla velocità, è come nel caso dell'ascensore. Qui però mentre diciamo nel caso dell'ascensore la coppia diventa negativa nel caso di velocità al contrario, qui invece è sempre costante, o gira da una parte o gira dall'altra, la coppia resistente è sempre la stessa. Chiaramente il valore dipende da quanta roba c'è sul nastro trasportatore, quindi dal livello di riempimento di questi contenitori e via dicendo. Nel caso per esempio dei cuscinetti, la coppia resistente è una coppia che varia all'incirca linearmente con la velocità K omega R, quindi questo nel caso dei cuscinetti meccanici. Queste sono sostanzialmente le famiglie che incontrate nella pratica, nella cioè, industriale di coppie resistenti. Quindi vedete avete andamento costante, costante con l'inversione del segno, quadratico, tipicamente quadratico, oppure diciamo di tipo lineare.
Tutto questo alla fine cosa ci porta a dire? Che io in questo piano, per esempio, immaginando che questo motore sia collegato al ventilatore, avrò un ventilatore con, spesso le trovate anche combinate queste, no? Perché il ventilatore poi c'ha dei cuscinetti, quindi si sommano queste due, però quella dei cuscinetti, diciamo, lavora, è significativa soltanto in un determinato range di velocità, perché poi c'è la coppia dominante e quella di carico. Quindi immaginiamo che abbiamo una caratteristica di questo tipo della coppia resistente, tanto per fissare il valore. Da questa equazione, quella di D'Alembert, è evidente che io sono a regime, che la omega R è costante, cioè la mia linea d'asse raggiunge una velocità costante quando la derivata di omega R rispetto al tempo è uguale a zero, e questo si verifica quando la coppia motrice, in corrispondenza della velocità per cui la coppia motrice è uguale alla coppia resistente. Quindi il punto di lavoro di questa linea d'asse, in questo caso, quale sarà? Sarà dato proprio dall'intersezione fra la caratteristica motrice e la caratteristica resistente. Quindi ecco perché di un motore mi interessa la caratteristica coppia velocità, perché poi la interseco con la caratteristica resistente e verifico qual è la velocità di rotazione. Chiaramente a questo punto di lavoro corrisponde una certa corrente assorbita, perché corrisponderà allo scorrimento, una velocità, quindi uno scorrimento, e quindi un certo valore di corrente assorbita che posso ricavare graficamente in maniera immediata, però lo posso ricavare anche analiticamente. Cioè nel momento in cui conosco la velocità corrispondente al punto P, omega con P, conoscerò anche lo scorrimento corrispondente al punto P, vi ricordo che la IBQR per esempio è uguale a BQS, se considero il circuito equivalente con il campo a monte, diviso la radice quadrata di R con S più RBQR diviso S al quadrato più X sigma T al quadrato. Quindi ci sostituite l'espressione dello scorrimento e vi ricavate la corrente rotatoria di volta dallo studio. Poi si tratta di sommare semplicemente il pezzo che indipendente dallo scorrimento assorbito dal campo per ricavare la corrente complessivamente assorbita dal motore in corrispondenza di una qualunque condizione di funzionamento. Ora è evidente, però è meglio che lo ripetiamo, che ogni motore ha dei dati di targa. Dati di targa o valori nominali. Quali sono questi dati di targa? Vi suggerisco, quando faremo l'esercitazione sui motori, di andarla a guardare la targa del motore. Beh, sul motore un dato di targa che trovate innanzitutto è la tensione. Per esempio trovate V uguale a 380. Attenzione che la tensione riportata su un qualunque dispositivo elettrico polifase è sempre la tensione concatenata. Poi il motore può essere collegato a stella o triangolo sullo statore, e quindi la tensione di fase, se è collegata a stella, se gli avvolgimenti statori ci vengono collegati a stella, la tensione di fase sarà la stellata, quindi sarà 380 diviso la triangolo 3, quindi sarà 2 più. Se il motore invece è collegato a triangolo, se gli avvolgimenti statori ci sono collegati a triangolo, la tensione di fase è proprio 380. Comunque sulla targa si riporta sempre la tensione concatenata. Questo vale anche per i trasformatori, vale per i motori, per i trasformatori, per qualunque dispositivo polifase. Quando leggete la tensione è quella concatenata. Poi diciamo, qual è la tensione applicata effettivamente alle singole fasi del dispositivo dipende dal tipo di collegamento che quel dispositivo realizza. Questo è un primo elemento. L'altro elemento, chiaramente diciamo la tensione ha a che fare con l'isolamento che io realizzo per gli avvolgimenti e per le diverse parti del motore. Oltre la tensione nominale non posso andare, perché diciamo se sollecito il dielettrico a valori maggiori di quelli per cui è stato dimensionato, quindi potrei avere la scarica, oltre che la scarica a quel punto di lavoro. Per esempio avete visto le matasse, no? Sono fatte di rame smaltato una rispetto all'altra, quindi diciamo l'isolamento è ottenuto grazie a quello smalto, traspira e spira all'interno di una stessa matassa, e poi tra matassa e carcassa con quel foglio di mica, ve lo ricordate che abbiamo visto in quel filmato che ci faceva vedere come veniva realizzato l'avvolgimento.
Quindi l'isolamento è dimensionato per una certa tensione, per cui al di sopra di questa tensione non posso andare. Ovviamente c'è un margine di sicurezza, normalmente l'isolamento è, diciamo, riferito a tensione 500 di 3 volte, quindi posso anche immaginare di andare un po' su, ma lo posso fare per un periodo di tempo transitorio molto breve. Comunque sull'isolamento bisogna stare molto attenti, perché ogni isolante, poi lo rivedremo un'altra volta nel corso di macchine elettriche, è caratterizzato, sia che usate la mica, sia che usate la carta, si usa anche la carta impregnata, sia che si usa la resina, quello che volete, è caratterizzato da una temperatura massima di esercizio al di sopra della quale perde le sue caratteristiche. Quindi l'isolamento può perdere le sue caratteristiche o perché lo sollecito troppo, se vado al di sopra della tensione per cui è stato dimensionato, oppure se si riscalda troppo. Se va oltre la sua temperatura, anche di 2 gradi, 3 gradi, c'è una regola semiempirica dovuta a un tale che si chiama Munzinger. Il quale dice che se anche una sola volta nella vita si supera di 2-3 gradi centigradi, la massima temperatura, diciamo, che l'isolamento può sopportare, che l'isolante, che la sostanza isolante può sopportare, la vita dell'isolante si dimezza. E guardate che la vita di questi motori, che normalmente sopravvivono agli impianti in cui sono installati, no? Voi trovate quelle lavatrici di una volta, tutte arrugginite, vecchie e scassate, ma il motore probabilmente ha bisogno di immaginare, quello è un motore a induzione monofase. Gli impianti di ascensore, il palazzo magari se ne cade, il terremoto, oppure invecchia, eccetera, ma il motore continua a girare. L'unico vero limite alla vita di questi motori, se sono usati correttamente, è rappresentato dalla vita dell'isolante, ok? Che a un certo punto comincia a perdere le sue caratteristiche, però per questo ci sono per esempio delle officine che fanno il riavvolgimento dei motori. Quando trovate officine di riavvolgimento dei motori, sono normalmente officine che rifanno l'isolamento, proprio per rendere nuovamente operativo il motore da quel punto di vista. Allora, date di target, abbiamo la tensione e poi abbiamo la corrente nominale. Per esempio, corrente nominale 11 A e poi abbiamo la potenza nominale. La potenza nominale, per esempio, in questo caso 11 kW. Allora, la potenza nominale, che potenza è? Non è la potenza assorbita. Ricordate che nel trasformatore la potenza nominale era espressa in volt ampere o kilovolt ampere, era il prodotto viveria ai corsetti del trasformatore, all'ingresso del trasformatore. Nel caso dei motori, per convenzione, queste sono tutte regole stabilite dalle norme, perché a un valore ci dobbiamo riferire. È indifferente a quale valore ci riferiamo, però l'importante è che tutti ci riferiamo allo stesso valore, ecco perché sono importanti le norme. La potenza che trovate è la potenza meccanica all'asse, ovviamente comprensiva delle perdite per attrito e ventilazione, quindi significa che questo motore alla fine è disponibile, non avete proprio 11 kW, ne avete qualcosina in meno, avete 11 kW meno le perdite per attrito e ventilazione. Comunque la potenza indicata è la potenza disponibile all'asse. La corrente nominale, la corrente di fase, la corrente che può circolare negli avvolgimenti del motore, normalmente per un tempo indefinitamente lungo, senza che il motore alteri il suo stato di funzionamento. Questi sono i motori per servizio continuativo, servizio S1, però su questo torneremo nel corso di azionamento elettrico in maniera diffusa. Ci sono poi dei motori per servizio intermittente che possono essere specificamente, diciamo, dimensionati per un servizio intermittente. Pensate per esempio all'apertura e alla chiusura di un cancello, ma è specificamente intermittente, quindi probabilmente vi posso sovraccaricare il motore tanto dura poco, questo a riposo per un po' di tempo si raffredda e quindi non ho problema. Però normalmente il servizio a cui si fa riferimento è il servizio continuativo, quindi questa è la corrente che può circolare il motore per un tempo indefinitamente lungo. Cioè io al motore posso far assorbire 11 A di qui all'eternità e il motore funziona tranquillamente. Se ne assorbo di più, che succede? Lo approfondiremo dopo, però in un corso di macchine elettriche, comunque alla fine del percorso voi avete un titolo, quindi qualcosina la dobbiamo dire. Se ne assorbo di più, il problema da cosa è rappresentato? È che ovviamente se ne assorbo di più ci sono più perdite del motore di quelle che ho previsto, che il progettista ha previsto nelle condizioni nominali, cioè gli RE quadro sono maggiori. Vi trovate? Se invece di 11 assorbo 12 A, qua ho un 10% circa in più di corrente, a cui corrisponde un 20% in più di perdite statoriche e motoriche. Mi seguite? Queste maggiori perdite, le perdite, come sono
vengono dissipate sotto forma di calore, vanno ad alzare la temperatura del motore. Quindi la temperatura di equilibrio del motore, il motore dopo un certo tempo che è andato in funzionamento stabilisce una, va a regime termico, no, la temperatura non cresce più, la temperatura naturalmente esponenziale del motore. Questa maggior temperatura va a sollecitare che cosa? L'isolante, quello che vi dicevo prima. Per cui normalmente l'isolante è dimensionato per sopportare una temperatura che è pari a quella raggiunta al regime dal motore. Se io faccio circolare più corrente, il motore si riscalderà di più, raggiungerà una temperatura maggiore e quindi diminuisce la vita dell'isolante. Questo però, poiché il fenomeno non è istantaneo, poiché viva Dio c'è un'inerzia termica, no, il motore ci mette tempo per riscaldarsi, è evidente che io un po' di sovraccarico lo posso ammettere, cioè io posso sovraccaricare la macchina, a una macchina già posso far assorbire anche 22 ampere, però per un tempo limitato. Normalmente si considera la sovraccaricabilità un minuto, cioè per qual è la massima corrente che posso far circolare per un minuto all'interno della macchina senza che eccedo la massima temperatura sopportabile dall'isolante, no? Perché ci mette tempo la temperatura per salire. Vabbè, queste sono tutte considerazioni ingegneristiche. Alla fine ho la corrente nominale. Immaginate questa corrente, io in condizioni permanenti non posso andare oltre quella corrente, ci posso andare da un transitorio, posso sovraccaricare la macchina transitoriamente. Questo cosa significa dal punto di sulla caratteristica del motore? Per esempio, supponiamo che questa sia la corrente nominale, la ISR al di là del nostro motore, e quindi questa qui sarà la velocità nominale. Ah, sulla targa trovate anche la velocità espressa in giri al minuto, però attenzione, la velocità è in qualche modo un dato ridondante, anche perché poi lo trovate sempre preciso, mai tagliate. Per esempio un motore a una coppia polare trovate 2850 giri, non trovate mai 2851, 2853, 54, 47. Diciamo è un dato indicativo, perché è chiaro che se voi avete la velocità in giri al minuto, poi siete anche in grado di calcolare lo scorrimento, perché l'altro elemento che è presente sulla targa del motore è la frequenza e il numero di coppie polari. Quindi se voi conoscete la frequenza, 50 Hz per esempio, e il numero di coppie polari 1, a questo punto voi sapete che il campo rotante gira a 3000 giri al minuto, quindi questa macchina girerà vicino ai 3000 giri al minuto, che lo scorrimento è abbastanza basso. Andate a vedere, trova 2850 giri, quindi teoricamente voi potreste calcolare anche lo scorrimento nominale. Ma che cos'è lo scorrimento nominale? Guardiamo un attimo questo circuito. Voi diciamo, alimentate con la tensione nominale, circolerà qui in questo circuito una corrente che dipende soltanto da una variabile. Qual è la variabile che dipende? Per risolvere questo circuito di cosa ho bisogno? Ho bisogno proprio. Detto questo, che significa regolare la velocità? Bene, io ho la mia caratteristica, come dice, ho la caratteristica resistente, per esempio questa. Immaginiamo che la caratteristica resistente sia costante, cioè nel senso che non cambi, non sia variabile, come forma. Qua c'ho il mio, diciamo, la mia omega su P, il punto di lavoro è il punto omega con P. Se voglio dimezzare la velocità, che cosa devo fare? Allora, se la caratteristica resistente è quella che è, perché io devo muovere un carico e quindi non la posso toccare, poiché il punto di lavoro è dato sempre dall'intersezione tra il punto, tra la caratteristica motrice e la caratteristica resistente, l'unica possibilità che ho è quella. Se voglio per esempio dimezzare la velocità prima di andare a omega pi mezzi, è quella di andare a intercettare, a intersecare la caratteristica resistente in corrispondenza del punto corrispondente alla nuova velocità di motore. Quindi devo fare in modo che l'intersezione tra la caratteristica motrice e la caratteristica resistente capiti nel punto Q. Capite bene che devo in qualche modo rendere, come si dice, elastica questa caratteristica motrice, la devo muovere, la devo spostare, devo fare in modo che la nuova intersezione sia qui. Adesso vedremo quali sono le possibili soluzioni. Mentre la mia caratteristica invece, così come l'abbiamo configurata ad alimentazione
senza nessun tipo di provvedimento né sulla limitazione né sui parametri, è una caratteristica abbastanza rigida, se volete. Di fatto è quasi a velocità costante, gli dà un punto di lavoro che più o meno corrisponde a una velocità che è molto prossima alla velocità di sincronismo. Sono stato chiaro allora sul che significa regolare la velocità, quindi bisogna in qualche modo variare o la configurazione circuitale del motore o la configurazione dell'alimentazione in maniera tale da far passare la nuova, da modificare la sua caratteristica motrice e fare in modo che intestichi la caratteristica resistente in corrispondenza del valore di velocità che io voglio realizzare per la mia tasse. D'accordo? E vedremo i metodi. Adesso sembrano tanti flash, ma insomma sono poi tra di loro collegati. Detto questo, ritorniamo un passettino indietro per poi riagganciarci a quello che stiamo dicendo. Vi ricordo che abbiamo detto che il rotore, ve l'ho detto più volte, no? Il rotore può essere realizzato come lo statore, proprio la stessa struttura che abbiamo fatto per lo statore, trifase oppure con un numero di fasi maggiore, però in genere se scelgo di farlo come lo statore, si realizza un rotore trifase, in quel caso si parla di rotore avvolto. Esiste però un'altra possibilità, perché avete visto che la realizzazione degli avvolgimenti dell'operazione è abbastanza complessa dal punto di vista manuale, richiede tempo e chiaramente i tempi a livello industriale corrispondono a dei costi. Sul rotore, diciamo, sistemare gli avvolgimenti sul rotore sarebbe ancora più, diciamo, complicato che sullo statore, perché non riesco, mentre sullo statore si riescono per esempio ad automatizzare parzialmente, cioè degli avvolgimenti, sul rotore è un pochino più complicato. E allora il rotore, oltre che essere realizzato in maniera speculare allo statore, in quel caso si parla di rotore avvolto, quindi motore asincrono al rotore avvolto, quando l'avvolgimento rotorico è come quello statorico, quindi con le matasse in genere trifase, avvolto con fili smaltati, quindi motore asincrono al rotore avvolto. Posso però realizzare il motore asincrono anche, come si dice, squirrel cage, a gabbia di scoiattolo. Io qui ve ne ho portati alcuni. Cioè sostanzialmente è fatto in questo modo. Avete avuto mai un criceto? Chi è che ha avuto un criceto? Hai visto quella cosa in cui gira? È così è fatto il rotore. Se no chiamo lei a fare il disegno. Sostanzialmente allora ci sono questi due anelli terminali che prendono il nome di anelli di cortocircuito, perché gli avvolgimenti rotorici devono essere chiusi in cortocircuito, e poi ci sono queste barre che costituiscono l'analogo dell'avvolgimento, sono proprio delle barre. E quindi viene proprio la gabbia di scoiattolo, squirrel cage. Cage e gabbia. Da noi diciamo motore con rotore a gabbia. Qua ne vedete due, di due pezzature diverse, non vi fate male. Si intravedono i lamierini, quasi è tutto quanto ossidato, però se guardate bene sono lamierini, quasi vedono meglio, perché il pacco di ferro è sempre realizzato con dei lamierini, la sovrapposizione dei lamierini. I lamierini vengono impilati l'uno sull'altro, adesso lo facciamo girare, quindi alla fine rimangono questi, le cave, i buchi. Questo oggetto, questo pacco di lamierini viene infilato all'interno di una macchina che per pressofusione ci spara dentro la gabbia, quindi viene ottenuto per pressofusione, in genere con alluminio o con una lega, e sempre per pressofusione vengono realizzati anche gli anelli. Quindi l'operazione in tutto dura 20 secondi, cioè prende il pacco di lamierini prima realizzato, messo nella macchina, sparato dentro l'alluminio e poi tirato fuori invece di passare via ad avvolgere. Date uno sguardo, attenzione, questo è un po' pesante.
la ventola di raffreddamento realizzata, diciamo, viene in questo fusione anche la ventola di raffreddamento. Poi invece la ventola è calettata sull'asse, si vede leggermente l'uscita del bar. Le barre si inclinano, ma anche diciamo nell'avvolgimento tradizionale si inclinano, per evitare all'avviamento fenomeni di impuntamento, perché voi sapete che i due conduttori percorsi da corrente nello stesso verso si attraggono, se sono opposti si respingono. Se voi all'avviamento avete sullo statore e sul rotore affacciati conduttori percorsi da corrente quei versi o opposti, che succede? Avete una forza radiale che tende a aumentare l'attrito e quindi tende a far impuntare il motore. Il motore, diciamo, potrebbe non spuntare per effetto di questa forza radiale. Se si inclinano le cave, questo problema non c'è, perché non avete più affacciamento parallelo tra conduttori statorici e rotorici e quindi di conseguenza viene parzialmente smorito. In tutto questo, ecco qua, questo è un rotore. Questo non me lo restituite l'esame, non lo fate. Questo viene dalla fabbrica svizzera. Questo motore è a casa, si vede bene la direzione realizzata in presso fusione. Si vede il pacco di Remerini, l'inclinazione delle cave. Ce l'ha sempre con sé o... Ce l'ho nella mia stanza, riporto, cioè questo lo per averlo sto coso, perché diciamo la fabbrica era quella di Würzburg. All'epoca insegnavo in Germania e quindi per averlo fu un problema, dovete chiedere l'autorizzazione. Cioè, in realtà era molto più semplice prendere, perché là c'erano dei ciotoloni enormi che uscivano a valle della macchina che li faceva, prenderne uno e metterselo in tasca, andare. Diciamo all'italiana, se volete, alla napoletana, se qualcuno ha insegnato. Io preferivo fare il tedesco, chiesi per partire una serie di autorizzazioni, però alla fine c'ho anche ancora da certificato per prendere per portarlo lì. No, è semplicemente legato al fatto che quando vanno, loro prendono il pacco di Remerini, li mettono in asse e poi li ruotano per fare l'impiazzo di campo. E si immagini che non ci sta ancora niente. Se lo traguarda, quando li mettono sull'altro vedi fuori, poi vengono ruotati. In questa operazione quando sono proprio in Remerini, cioè, lei riesce a vedere la quantizzazione della inclinazione, perché invece dell'altro è più continuo. L'avete visto tutti? Ovviamente si usa l'alluminio, perché l'alluminio si può lavorare tranquillamente presso così. Ci possono essere anche dei rotori a gabbia fatti in rame, però in quel caso le barre vanno proprio infilate all'interno delle gabbie, il rame non si presta. Si presterebbe se utilizzasse una riga, diciamo, ottone. A questo punto voi dite, vabbè, ma cioè l'alluminio ha una resistenza maggiore. Se ha una resistenza maggiore, allora il 99%, 98% dei motori a singolo industriale sono a gabbia. Perché vi do un ordine di grandezza: se voi prendete un motore da 1,1 kW, che è un motore, anche le potenze dei motori, a meno che non siate, non vi chiamate per esempio Marchionne, dovete comprare un milione di motori, volete un motore da 1,2 kW, quello ve lo fanno, fate un contratto con un'azienda e ve lo producono apposta. Ma se andate a un banco di qualunque rivenditore, oppure volete ordinare su internet a catalogo, le potenze sono definite da una serie stabilita a livello normativo. Quindi c'è un EU 0,75,
1,1, 11 kW, 2,2, 5,5 kW, 7,5. Insomma, c'è una serie sulle norme, sempre dell'ISI oppure del SEP, anche del CEP. Quindi se prendiamo un motore da 1,1 kW a gabbia, stiamo parlando, comprandolo diciamo, come pezzo unico, senza avere sconti particolari, costerà intorno ai 100 euro. Okay. Se lo stesso motore lo volete a rotore avvolto, a parte che non lo fa, non ci sta a cavallo, lo devono fare apposta, ma lo pagate 10 volte di più. Proprio perché lo devono fare apposta. Vabbè, ma allora perché si fanno ancora motori a rotore avvolto? Perché nel campo delle alte potenze, una di sopra di 300 kW, trovate ancora applicazioni in termini di potenza. Io ho detto 99% sul basato sul numero di potenza. Se andiamo sul campo diciamo, in termini di potenza, questa percentuale si sposta, diciamo, siamo intorno all'80% coperta da motori a gabbia, 20% invece da motori a rotore. La risposta sta, scusate di cui sto parlando, però sono, ancora sto dicendo cose. Il maestro dove sta? Si vede bene anche la chiavetta, vedete? Questo l'abbiamo spuntato giù da una pompa. Questo pure viene da Würzburg. Non mi ricordo perché cos'era questo. Va bene, la risposta sa alla problematica posta nell'avviamento. Dunque, tutti i motori elettrici, noi stiamo studiando per primo il motore a sigma, vedremo anche gli altri, hanno, assorbono all'avviamento una corrente maggiore di quella che poi hanno in condizioni di funzionamento. Per esempio qua si vede no, all'avviamento questa corrente che si ottiene sostituendo ad essere uguale a 1 più 2. Bene, quindi la corrente all'avviamento è sicuramente maggiore della corrente nominale. Di quanto? Beh, qui dipende, se il motore è un motore a rotore avvolto, allora nel caso dei motori con rotore avvolto la corrente all'avviamento diciamo che varia tra 10 e 12, 14 volte la corrente nominale. Mentre invece nel caso del motore con rotore a gabbia, la gabbia viene realizzata, chiaramente la corrente all'avviamento è la cosa dipende dai parametri, dalla reattanza di dispersione, dalla resistenza statore, ma dove posso agire sulla resistenza statore? Perché dipende dalla lega con cui realizzo la gabbia, no? Se utilizzo, normalmente utilizzo alluminio, quindi resistività maggiore, resistenza maggiore, e ottengo naturalmente, ma faccio proprio in modo che la corrente dell'avviamento sia 4-5 volte la corrente nominale. Perché questa differenza? La differenza è che qui c'ho rame e qui c'ho alluminio, ma questo lo devo fare per forza così. Perché, vedete, nei motori con rotore avvolto io posso comunque ridurre la corrente all'avviamento con un accorgimento molto semplice. Mettendo, questo è l'avvolgimento rotativo. Sull'asse del motore dispongo tre anelli. Questi anelli collego una fase del motore, quindi l'avvolgimento rotorico non lo chiudo più in cortocircuito, ma lo collego a questi anelli, tant'è che questi motori a rotore avvolto vengono anche chiamati motori con rotore ad anelli,
faccio? Su ognuno di questi anelli piazzo una spazzola di carbone. Perché carbone? Perché il carbone è una sostanza conduttrice che riesce a reggere bene all'attrito. Si consuma, ma si consuma lentamente. Poi quando si è consumato lo sostituisco, ma a diverse ore di funzionamento. Quindi metto qui un contatto strisciante in carbone e qui poi a questo punto vado a collegarlo. Posso collegare, posso per esempio chiudere qui in cortocircuito e ho messo in cortocircuito gli avvolgimenti, ma lo posso collegare a un reostato esterno. Questo è il rotore, eh? Questo è tutto il mio rotore che lo sto rappresentando così. Qui lo, invece qui sono all'esterno, un reostato esterno di fase variabile, che in questo modo mi consente di aumentare la resistenza rotorica. Quando quel reostato è messo a zero, quindi quando sono chiuso in cortocircuito, è come se avessi l'avvolgimento chiuso in cortocircuito. E allora a questo punto il fatto che il mio motore naturalmente all'avviamento assorba 10-14 volte la corrente nominale, tutto sommato è un problema minimale, perché ci metto il reostato dell'avviamento, quindi lo faccio partire. Che cosa succede? Quindi qua quando la resistenza, chiamiamo Rx, la resistenza del reostato, Rx è uguale a 0. Se aumento la resistenza del reostato, come si sposta questa caratteristica? Ebbè, guardate l'espressione, se per esempio la resistenza raddoppia rotorica, lo scorrimento di rovesciamento raddoppia, ma la coppia di rovesciamento non cambia. Quindi la nuova caratteristica si sposta così, passa sempre da questo punto. Qui a R con X crescente. E guardate che io ottengo anche un altro effetto benefico dall'inserimento del reostato. Guardate la coppia di bevento che fa. Cosa fa la coppia di bevento? All'aumentare della resistenza rotorica? Ah? Cresce la coppia di avviamento, la voi la ottenete, la coppia è uguale alla 3 pi su omega r' r diviso s per r quadro s diviso la radice quadrata di r con s più r' r diviso s al quadrato più x sigma t al quadrato. La coppia di avviamento la ottenete mettendo s uguale a 1 in questa espressione. Ebbene, la coppia di avviamento, voi la dovete immaginare la caratteristica come una corda di lunghezza quasi costante, per cui mano a mano che la spostate in avanti questo punto si porta più in alto, quindi la coppia di avviamento aumenta. Beh, allora a questo punto ho trovato la panacea per tutti i mali, perché io metto il reostato R con X, di fatto limito la corrente dell'avviamento, chiaramente la corrente diminuisce, no? Assorbita l'avviamento, e posso determinare in maniera molto semplice che resistenza inserire per avere un certo valore della corrente dell'avviamento, un'equazione molto semplice, altro possibile esercizio, devo fare qualche esercizio sulla macchina sincrona, e non solo limito la corrente dell'avviamento, ma miglioro anche la coppia all'avviamento. Cioè a questo punto lo lascio permanentemente inserito. E no, perché se per esempio voi avete inserito questo reostato, ecco qua, quello che vi dà questa caratteristica, avevate questa caratteristica resistente, il punto di lavoro a regime invece di essere il punto P sarà il punto Q, vi trovate? E nel punto Q lo scorrimento è maggiore, quindi le perdite Joule nel rotore sono maggiori, quindi il rendimento è minore. Quindi una maggior resistenza rotorica vi dà una minore corrente assorbita dall'avviamento e una maggiore coppia rotorica. Però poi a regime dovete eliminare questa maggiore resistenza rotorica, dovete
varia la resistenza inserita in serie al circuito rotorico, perché altrimenti vi ritrovereste con uno scorrimento di lavoro più grande e un rendimento più basso. Allora, è evidente che questa soluzione è realizzabile nel caso di un rotore a botte, perché ho tre fasi. Nel caso di un rotore a gabbia, il rotore a gabbia, come tratto le fasi? Ce lo siamo posto il problema? Quanto vale MR, il numero di fasi, ricordate, è il numero di spire e il fattore d'avvolgimento nel caso di un rotore a gabbia? Ma nel caso di un rotore a gabbia il numero di fasi posso prenderlo uguale al numero di barre, quindi ogni barra per me è una fase. Quindi se ogni barra per me è una fase, N con R, vi ricordate nel modello che cos'è? Il numero di spire per coppia polare. Una barra quante spire sono? Una spira, un lato è andato, un lato è ritorno, i due lati, cioè. Quindi una barra, il numero di spire per coppia polare sarà un mezzo, che è il numero totale, questo è il numero totale di spire per ogni fase, perché ogni barra è una fase, diviso P, perché devo fare il numero di spire per coppia polare. E il fattore di avvolgimento qui è 1, perché non c'è una somma di avvolgimenti, di, diciamo, di induzione legate ad avvolgimenti che sono spazialmente sfasati, sono soltanto mezza spira. Quindi quelle formule che abbiamo viste funzionano tutte pari pari assumendo queste quantità. Qualcun altro dice che il numero di barre, in qualche testo trovate il numero di fasi è uguale al numero di barre per coppia polare, perché sostanzialmente se questa è l'onda, il campo risultante a trafelle, qua ci sono le barre, vedete ogni barra ha il suo simmetrico rispetto all'onda rotante, quindi posso immaginare che questa barra, la barra 1 e la barra 1' insieme formino una spira. In realtà non sono collegate, sono collegate alle reti di cortocircuito, però non è una spira. Però poiché qui la forza elettromagnetica indotta ha un segno e qui ha segno uguale opposto, queste posso immaginare che sia una spira, così come la 2 è la 2', la 3 è la 3'. Quindi a questo punto, diciamo, il numero di fasi è il numero di barre diviso il numero di poli. Qua in questo caso verrebbero tre fasi. Però di conseguenza N con R, il numero di spire del coppia polare, banalmente 1, a quel punto è definito, quindi il conto ritorna è sempre lo stesso valore, e xi diventa un'altra volta, ma questo lo trovate in qualche test, sono tutti i test di studi tecnici. Possiamo operare o in questo modo o in quest'altro modo, quindi assumere come numero di fasi o il numero di barre o il numero di barre nel doppio passo volare, nel passo che sotto il fuoco. Però alla fine considerate, non so se l'avete contate, ma queste qua saranno una quarantina, 42, 48, 48 barre, è un numero tradizionalmente utilizzato a livello industriale. Mica potete mettere 48 anelli. Non ha senso. Cioè il motore con rotore ad anelli lo potete ottenere soltanto se il motore ha rotore a volto. Ecco perché il rotore ad anelli e il rotore a volto sono sinonimi. No? Nel motore quindi con rotore a gabbia, vorrei trasmettere il concetto, spero di riuscirci, io non posso modificare la resistenza alla luce, non lo posso fare. Il motore nasce con la sua resistenza e muore con la resistenza con cui lo realizzato. Allora, poiché non posso fare questo, io devo già realizzare la gabbia con una resistenza tale da rendere possibile l'avviamento. Cioè non posso fare la gabbia con una resistività molto bassa che viene 10-14 volte la corrente nominale. E come l'avvio questo? Ma quale rete mi dà 10-14 volte la corrente nominale? Sapete qual è il problema dell'avviamento, i valori così grandi della corrente? Non è che il motore si frega, tanto l'avviamento dura poco, l'avvia e poi va a regime. Il vero problema è rappresentato dalla rete di alimentazione. Voi quando andate a dimensionare la rete di alimentazione, andate a chiedere di dimensionare la rete di alimentazione, voi vi vengono a dire qua che ci devi collegare,
ci devo collegare un modulo da 11 mW. E quello si fa il calcolo della corrente nominale e mi dà una presa perché erano quella corrente. Se ne assorbite 4-5 volte la corrente nominale durante l'avviamento per un tempo limitato, va bene. Però tenete presente che questa sta provocando una caduta di tensione maggiore lungo tutta la rete, no? Sapete, poi imparerete a dimensionare. Uno dei criteri con cui si dimensiona la rete è quello proprio della caduta di tensione, siccome la massima caduta di tensione è fondamentale sarà nel 4%. Ci sono delle applicazioni in cui questa caduta di tensione non è tollerabile, no? Abbiamo detto pure al caso del trasformatore, per esempio se state in un impianto di illuminazione di una fabbrica in cui si fanno lavorazioni di precisione oppure di una sala operatoria. Se avete 10-14 volte la corrente nominale, la rete non ce la fa, si siede, scende la tensione, scende a zero in tutte le prese. Quindi diciamo, mi vengono a linciare. Quindi, mentre però in questo caso non mi preoccupo, perché ho gli anelli, reossato esterno e quindi limito la corrente, nel caso di un motore a gabbia devo realizzare la gabbia resistiva in maniera tale che la corrente all'avviamento sia naturalmente, per effetto della sola resistenza rotorica, contenuta. Quindi questi motori hanno una resistenza rotorica maggiore dei cugini a rapporto, con rotore a rapporto, ok? Questo che significa? Che la corrente avviamento è 4-5 volte la corrente nominale, ve l'ho detto, significa pure che lo scorrimento di lavoro di questi motori sarà più grande o più piccolo dei cugini. Se la resistenza è più grande, questo è il motore a rotore a rapporto e questo è l'analogo motore a gabbia. No, siccome la resistenza è più grande, significa più spostato di qua, quindi il punto di lavoro a parità di coppia resistente sarà caratterizzato da uno scorrimento maggiore. Quindi questi motori hanno scorrimenti di lavoro maggiori dei corrispondenti motori con rotore a punto. Questo significa rendimenti più bassi, perché hanno perdite già e rotore più alto. E allora, la risposta alla domanda con cui eravamo partiti. Nel campo delle grandi potenze, per esempio, nei mulini, sapete che cos'è, no? Sono i dispositivi in cui vengono frantumati, in cui si realizza una frantumazione, non è soltanto il mulino bianco della pasta, anche lì c'è una frantumazione del grano. Però per esempio in un cementificio in cui entrano sostanzialmente delle pietre che devono essere frantumate in polvere, sono questi grandi cilindri mossi da motori a singoli, in cui dentro ci sono delle sfere d'acciaio che vengono ruotate insieme a queste pietre e le frantumano, le riducono in polvere, e sono oggetti che hanno potenze che vanno dal megawatt in su. Capite bene che lavorano anche H24. Capite bene quindi che anche un guadagno di rendimento di un punto, quindi portare il rendimento da 0,90 a 0,91 calcolato in energia, il risparmio di energia su H24, su quei livelli di potenza, è evidente che la scelta del motore con rotore a rapporto può essere economicamente vincente, ed è ovviamente economicamente vincente. Quindi nel campo delle alte potenze, ma se voi pigliate un motore che ha una potenza di 750 watt e il rendimento invece di 0,9 e 0,91, magari questo è un motore che si accende pure mezz'ora al giorno, ma che volete di in termini di energia che costa di più? No? Comunque al solito bisogna fare il calcolo in termini di energia maggiore consumata sui 20 anni, 10 anni, e si valutano le due soluzioni. Normalmente questa è la soluzione adottata a livello industriale, fino a 300 kW o giù di lì si va sui motori a rotore con rotore a gabbia, al di sopra si prende in considerazione l'ipotesi di utilizzare motori con rotore a gabbia che hanno un costo maggiore, però questo maggior costo è compensato dal maggior rendimento che consente di risparmiare. Non so se sono stato chiaro. Ragionamenti che voi non trovate nei testi, o perlomeno è nascosto dietro a mille parole più o meno, che sono delle cose che si possono dire ma non si possono scrivere. E quindi, non so se sono stato chiaro. Quindi abbiamo parlato del motore con rotore a volto, non so come entrare a stare, perché si usa. Vabbè. Allora, a questo punto il problema sul circuito equivalente è lo stesso che abbiamo visto nel caso del trasformatore. Il circuito equivalente va bene, è una bella costruzione, noi l'abbiamo ottenuta matematica,
Ma se io non sono in grado di determinare i parametri del circuito equivalente, non serve a nulla. Come al solito posso utilizzare il circuito equivalente in due momenti diversi. Io sono in fase di progettazione, quindi il motore ce l'ho in testa, ce l'ho su carta, non l'ho realizzato. Ho delle specifiche che devo, diciamo, soddisfare. Mi chiedono un motore che abbia una certa potenza, una certa tensione nominale, vada a una certa velocità. Magari ci può essere qualche altro vincolo in termini di inerzia, di altezza d'asse, insomma i vincoli che mi dà chi compra il motore. E quindi devo avere delle formule che mi consentano, semplicemente ipotizzando il lanierino, il numero di cave, il conduttore come sono messi, eccetera, di calcolare i parametri, quindi le resistenze, le induttanze di dispersione, le induttanze di traferro, per la quale abbiamo trovato una formula, però quella formula è valida nel caso di permeabilità del ferro infinita. Se la permeabilità del ferro non è infinita, quella induttanza la dovete leggermente ridurre. Ridurre di quanto? E tanto più quanto più scadente dal punto di vista della permeabilità è il ferro che utilizzate. Però quella formula come primo tentativo va bene. Quindi il progettista ha a disposizione queste formule che gli consentono di calcolare i parametri del circuito equivalente, si costruisce il circuito equivalente, una volta dato il circuito equivalente si costruisce la caratteristica, quindi vede il suo motore a che velocità andrà, che corrente assorbirà, che rendimento avrà. Se soddisfano questi risultati, quelle che sono le specifiche che sono state imposte, va avanti, lo fa realizzare, se no va a fare una correzione prima di realizzarlo, no? È chiaro l'uso in fase di progettazione. In fase di collaudo invece io ho il motore e magari non sono un progettista, quindi non conosco le formule che mi danno la resistenza, le distanze di dispersione e quant'altro. Voglio però sapere se questo motore che io ho comprato, con un motore da 11 kW che va a 2850 giri, che ha un rendimento di 0,95, effettivamente è un motore che ha, che va a quella velocità, che ha quel rendimento, perché se no non restituisco a mittente la proposta che non aveva fatto pagare una certa cifra. Ovviamente più grande è il valore del motore, quindi la taglia del motore, più questi problemi si acquistano. Quindi a questo punto mi devo inventare delle prove semplici che mi consentano di andare a determinare i parametri del circuito equivalente. Bene, così come abbiamo fatto nel trasformatore, prova che faremo in laboratorio, cercando sempre di non farci male. E ricordate che l'unica cosa che è veramente sicura è quella che sta ferma. Qualche anno fa sono andato a fare un po' di anni fa il collaudo di un impianto di risalita funivaria, una sciovia, diciamo, in Trentino, che era uno dei primi impianti con un uso massiccio dell'informatica, quindi c'era un azionamento completamente controllato, remoto, eccetera, che era una novità assoluta. Vabbè, loro sono autonomi dal punto di vista del collaudo di questi impianti, però quando hanno difficoltà chiamano, magari si fanno diciamo, aiutare da esperti. C'eravamo io e un ingegnere di Roma, l'ingegnere di Roma guarda questo impianto, guarda il funzionamento e tutto, c'era un sinottico bellissimo, eccetera, un impianto che ancora sta funzionando, si gira verso me e fa: professore, questo coso è sicuro solo se sta fermo, perché ovviamente il collaudo di un oggetto del genere prevede che tu devi essere in grado di andare a determinare tutte le possibili cause di malfunzionamento, quindi ci vuole una mappatura esaustiva di queste cause, che magari sull'impianto tensionale è abbastanza verificato. Gli impianti erano una novità assoluta. Ah, io dissi, okay. Così però dedichiamo la nostra funzione di ingegneri, quindi poi comunque andiamo avanti, ci mettiamo 10 giorni, ma alla fine il collaudo l'abbiamo fatto ed è andato bene, nessuno si è fatto bene. Per cui insomma, se no uso la testa. Allora, le prove che si fanno sono al solito la prova a vuoto e la prova in corto. Nella prova a vuoto quindi si alimenta il motore
poi voi utilizzerete un autotrasformatore a rapporto variabile, adesso possiamo presentarlo così, faccio la mia rete di fase. Mettiamocelo pure il frequenzimetro. E poi si deve piazzare un watt, vedrò. Io qui ne rappresento uno, però considerate che ci vorrebbero 3 watt, vedrò, oppure non si può neanche usare un'inserzione ARM perché qui abbiamo un positivo abbastanza basso. L'abbiamo insegnato, però con l'inserzione ARM ne ho rappresentato uno, ma in realtà si devono mettere 3 watt con un punto, un centro stella fittizio, oppure si utilizza un watt di tipo elettronico. A vuoto che significa? Qual è la condizione di funzionamento a vuoto per un motore? Qual è il vuoto? Il vuoto è quando la macchina gira senza carico. E quindi non si mette nessun carico. Il motore si porta a una velocità molto prossima a quella di sincronismo, almeno diciamo dello scorrimento necessario, ci vuole un po' di scorrimento per vincere le perdite, le elettriche e ventilazione, da qua si capisce, vedete, se ho una coppia resistente corrispondente alla perdita elettrica e ventilazione, questo mi dà un po' di scorrimento necessario proprio per far generare al motore la coppia necessaria per stare in rotazione. Quindi faccio la prova a vuoto, a questo punto alimento la macchina a tensione nominale, misuro la corrente a vuoto, la I con 0, misuro la potenza a vuoto, la P con 0, e vabbè, misuro anche la velocità con uno stroboscopio o con un a questo punto la mia potenza a vuoto, P con 0, a cosa sarà uguale? Sarà data la somma delle perdite nel ferro, e i ragionamenti sono gli stessi che abbiamo visto nel caso del trasformatore. Le perdite del ferro, siccome sto alimentando la macchina alla tensione nominale, coincidono con le perdite nominali. Le perdite nel rame, poi avrei le perdite nel rame in condizioni di funzionamento a vuoto, e poi ho, diciamo, le perdite meccaniche per attrito e ventilazione. In prima battuta queste le posso trascurare, quindi mi rimane PFE più PM. In realtà potrei trascurare anche le perdite meccaniche se voglio fare un ragionamento grossolano, e quindi a questo punto la potenza P con 0 è uguale semplicemente alle perdite nel ferro, e quindi se considero il circuito equivalente, lo ridisegno qui, perché il circuito equivalente che riesco a determinare con le prove a vuoto e prove in corto sono, è quello, diciamo, col cappio a monte, nella prova a vuoto qui siccome ho R con S, qua ho R' con S, R' sigma R, L sigma S, siccome lo scorrimento è molto piccolo, quindi questo ramo è come se fosse aperto, trascuro la resistenza qui, la corrente circolante nel rotore, quindi qua c'ho la mia tensione, quindi I che è la tensione nominale, qui c'ho R con R, qui ho R con R, le perdite nel ferro sono 3 volte di quadro diviso R con R, e quindi mi ricavo R con R. Questo, diciamo, è una maniera prima grossolana. In realtà c'è un metodo semi-empirico che va in nome di, come metodo di separazione delle perdite dovuto a un tale che si chiama Hummel, che ci consente di portare in conto le perdite le perdite meccaniche. Sostanzialmente le perdite meccaniche sono le perdite nei cuscinetti e le perdite per ventilazione, diciamo, quindi c'è un termine proporzionale alla velocità più un termine proporzionale al quadrato della velocità di rotazione, K1 K2. Il primo termine è quello proporzionale alla velocità, quello dovuto all'attrito dei cuscinetti, il secondo è quello alla ventilazione. Diciamo che normalmente è dominante il termine legato all'attrito, quindi in prima battuta queste posso esprimerle come un K per un omega.
scusate, questa è la coppia resistente qui. Lunga le, diciamo, ai cuscinetti e alla battita della ventilazione K però, e quindi la potenza resistente corrispondente sarà proporzionale al quadrato della velocità. Bene, allora a questo punto io cosa posso immaginare di fare? Vi porto in un diagramma l'andamento della potenza assorbita a vuoto in funzione del quadrato della velocità, del quadrato della tensione, scusate. E lavoro in un intorno, quindi vado a variare leggermente la tensione nell'intorno della tensione nominale, vado un po' sotto, un po' sopra, in maniera tale da poter ritenere che le perdite nel ferro siano costanti. Se le perdite nel ferro sono costanti, misuro la velocità in corrispondenza di questi diversi punti della tensione, vado a misurare, diciamo, immaginate che questo sia V quadro con N. Faccio la misura per valori più bassi e un po' più alti, non tanto più alti perché, diciamo, se no abbiamo problemi sull'isolamento. I punti che ottengo dovrebbero stare su una retta. Perché dovrebbero stare su una retta? Perché di fatto la potenza assorbita P con 0, abbiamo detto che è uguale alle perdite del ferro, che sono costanti se la tensione va cambiata di punto, più le perdite meccaniche, che a questo punto sono proporzionali alla potenza meccanica, che a questo punto è proporzionale al quadrato della velocità o alla velocità a seconda di come è andata a modellizzare, quindi, diciamo, si appoggiano o su una retta oppure su una forma parabolica. E quindi vedete, riesco, mandando l'intersezione dell'inviluppo, riesco a determinarmi, non qua amplificate perché questo è molto piccolo, il PFE, e qui invece sono le perdite meccaniche. Quindi ricavo le perdite meccaniche se la mia rappresentazione è questa, questi punti stanno su una parabola, ma una parabola molto spanciata e comunque abbastanza appoggiata, cioè il rapporto è inverso, sono più le perdite del ferro che le perdite meccaniche in genere. Quindi a quel punto mi ricavo le perdite del ferro senza trascurare le perdite meccaniche e la relazione che applico è sempre la stessa. Una volta che conosco R con N, conosco I con 0 come al solito è la radice quadrata di I con A al quadrato più I con N al quadrato, dove I con A e I con N sono i valori di corrente circolanti rispettivamente in R con M ed L con N. E da questa relazione mi ricavo nota I con 0 e nota I con A. I con A la conosco, no? A questo punto I con A e I con S diviso R con M, quindi posso ricavarmi I con M, nota I con M omega LM è uguale a V con S diviso I con M, e quindi conoscete L con M. Quindi con la prova a punto, così come nel caso del trasformatore, dove ricavo i parametri trasversali del cappio. Ci siete? Domande? La prova in cortocircuito. Lo schema di misura è sempre lo stesso, devo misurare la tensione, la corrente e la allora qual è la condizione di cortocircuito per un motore? La condizione di cortocircuito per un motore è quando il motore è bloccato all'avviamento, di corrente massima, quindi devo in qualche modo bloccare il motore. Questa è la cosa più complicata, quello cerca di partire. Noi per esempio ci mettiamo una chiave inglese, siamo attenti poi al verso di rotazione, perché una volta se non la fa saltare la chiave, si appoggia sul piastrone e la chiave gli impedisce di andare avanti, si deve bloccare, no? Lo si mette, diciamo, sull'asse, si mette si caletta
una sbarra con due sporti di qua di là, quindi quello o gira da una parte o gira dall'altra, si blocca. Ha messo ovviamente la stia su un basamento che sopporta la botta che prima. Comunque devo bloccare i rotori, infatti la prova in cortocircuito si chiama anche prova a rotore bloccato. Prova a rotore bloccato, però noi abbiamo visto che la macchina assorbe, quindi qua siamo in cortocircuito, questo è il circuito equivalente, la macchina assorbe una corrente che se il motore con un rotore a gambe 4-5 volte nel momento dominante, se il rotore a volte 10-12 volte, 14 volte nel momento dominante, lo ricordate? Non è che posso stare là a far assorbire, non lo faccio assurdo, un po' comincia a fumare, quello ma può assorbire per poco tempo, no? Perché diceva, sta assorbendo, c'è bene, leggimi la verona, no, c'è aspetta, mi sono dimenticato, un attimo, il motore è bello che è andato. E allora che si fa come nel trasformatore? Si alimenta la macchina con una tensione che è chiamata tensione di cortocircuito. Cos'è la tensione di cortocircuito? È quella tensione che fa circolare negli avvolgimenti statorici la corrente nominale. Quindi la prova faccia a corrente nominale. Non è che il motore sta in condizioni ideali, ma ci riesce a stare per molto più tempo, perché è la corrente nominale, ma assorbita col rotore fermo. Quando il rotore è fermo, soprattutto se la macchina, come la maggior parte delle macchine a livello industriale, è a ventilazione naturale, manca l'effetto ventilante dovuto al movimento del rotore e quindi lo smaltimento di calore è diverso da quello che ho in condizione nominale quando assorbe la corrente nominale. Quindi la temperatura che raggiunge l'isolante comunque a regime tende a essere più alta di quella che avrei in condizioni di funzionamento normale. Quindi comunque vi dovete muovere quando fate la prova di cortocircuito. Ecco, insomma, questa è la morale della favola. Però chiaramente vi faccio assorbire la corrente nominale, ISM o IM, la macchina omega R è uguale a 0 e misuro la potenza di cortocircuito. La tensione di cortocircuito che trovo nel caso di un motore è significativamente più alta di quella del trasformatore, siamo intorno al 10-20%, però comunque è una frazione della tensione nominale, quindi la potenza assorbita in condizioni di cortocircuito che sarà uguale alle perdite del rame in condizioni di cortocircuito più le perdite del ferro in condizioni di cortocircuito, perdite meccaniche non ce ne stanno perché il rotore è fermo, le perdite del ferro le posso trascurare perché come al solito sono dipendenti dal quadrato della tensione, sono dipendenti dal quadrato del valore massimo del flusso, dipendenti dal quadrato della tensione perché il flusso è dato proprio dal prodotto delle con M e con M e quindi dalla tensione applicata, poiché la tensione sia solo il 10-20%, quindi dal quadrato è 2-4%, e quindi posso ritenere in prima approssimazione che la potenza assorbita in condizioni di cortocircuito sia uguale alle perdite del rame e quindi sono uguali a 3 volte R con S più R' che moltiplica la corrente nominale al quadrato. Beh, a questo punto vi ricavo la corrente nominale, la conosco, le perdite, la potenza l'ho letta dall'amperometro, mi ricavo R con S più R'R, dopodiché VCC diviso ISM, IN scusate, è uguale all'impedenza del motore, quindi è uguale a R con S più R'R. Lo scorrimento è uguale a 1 in questa prova al quadrato più omega quadro L sigma S più L primo sigma R al quadrato sotto radice quadrata. Vi siete ricavati la somma delle resistenze, in questa relazione l'unica incognita è la somma delle induttanze di dispersione, quindi ricavate la somma delle induttanze di dispersione, quindi vedete i parametri del circuito longitudinale non li riesco a separare. Potrei lavorare sulle resistenze, così come vi avevo accennato per il trasformatore, facendo una misura ai morsetti della resistenza di statore per sottrazione di carne della resistenza di rotore. Tenete presente però che la misura che fate è in continuo, quindi va riportata in alternata, e ha una temperatura diversa da quella di funzionamento, per cui tutto sommato quando è necessario fare la separazione si dividono a metà. Perché se la macchina è ben dimensionata, R con S e R' sono più o meno uguali, perché tanto la potenza che transita sullo statore è uguale alla potenza che transita sul rotore, no? Almeno diciamo delle perdite. E quindi la quantità di rame che con cui è fatto lo statore e il rotore più o meno è la stessa. Se è uguale alla quantità di rame, stiamo ragionando fisicamente adesso, anche le resistenze devono essere le stesse. Per esempio, i due dati di un motore
della Siemens da 11.000 watt vitri 80 collegato a triangolo sullo statore. Questa è una corrente nominale, se ricordo bene, di 11.8 ampere, uno scorrimento nominale di 0.0258, una resistenza, questo motore ha una resistenza statorica di 1,078 ohm e una resistenza rotorica riportata allo statore, ovviamente sono uguali la resistenza statorica e la resistenza rotorica riportata allo statore, che è circa 0.9, quindi sono poco diversi. L'altro elemento che volevo richiamare la vostra attenzione è che a 50 Hz la reattanza di dispersione di un motore ben dimensionato secondo i canoni standard è intorno a 3 volte la resistenza corrispondente. Infatti questo motore ha una reattanza di dispersione di statore uguale alla reattanza di dispersione di rotore riportata allo statore, circa 2,9 ohm, circa 3 volte la resistenza. Non è proprio un dogma, però in prima battuta quando non esce 3 ci sta qualcosa che non funziona. Esce troppo diversa da 3, poi sono quelle, quei, cioè, se volete, quei shortcut derivanti dall'esperienza. Quindi in questo modo con la prova e la prova in corto riesco a determinarmi i parametri e una volta che sono noti i parametri a questo punto disegno la caratteristica, so il motore, come funziona, che rendimento ha e quant'altro. Va bene? Allora, interrompiamo qui, ci sono domande?